Gentili amici in ascolto, signore e signori, buonasera. Queste immagini vi giungono dallo stadio a Piani di Padova, dove un pubblico festante, più di 10.000 persone, sta per accogliere le squadre del Padova e del Pisa. Eccole che stanno facendo in questo momento il loro ingresso sul terreno di gioco per disputare la seconda giornata del campionato di Serie B. È una novità in assoluto questa telecronaca alla quale state assistendo, e noi di Diffusione Europea ci siamo garantiti dalla SACIS l'esclusiva di tutto il campionato del Padova, partite giocate sia in casa che in trasferta, quindi quest'anno i tifosi, gli appassionati, gli sportivi del Padova avranno la possibilità di seguire ogni lunedì sera attraverso questi appuntamenti le vicende e le imprese della squadra biancoscudata. Vedete intanto le operazioni di rito all'altezza del cerchio di centrocampo. L'arbitro che vedete inquadrato è Bolognino di Milano, che è chiamato a dirigere questo incontro. Vi do subito le formazioni: il Padova in maglia bianca, schiera Bonaiuti, Quicchi e Gabrieli, Modica, Rosa e Franceschetti, Pellizzaro, Nunziata, Galderisi, Longhi e Maniero. La panchina con il numero 12 dal bianco vi sono Ottoni, Coppola, Montrone e Simonetta. Risponde il Pisa, rinnovato Pisa del vulcanico presidente Romeo Anconetani. Manda in campo Ambrosio, Lampugnani e Fasce, Bosco, Susic e Fiorentini, Rocco, Rotella, Lorenzini, Rovaris e Polidori. La panchina Lazzarini con il numero 12, poi vi sono Dono, Brandani, Cristallini e Gabriellini. Nicoletti, l'allenatore che è stato sostituito proprio alla vigilia del campionato, Nicoletti ha sostituito l'allenatore Rumignani. Anche questa è una vicenda tipica del calcio italiano e un mal costume del quale tanto si è parlato, ma abbiamo l'impressione che nonostante quanto si possa dire o scrivere, poco cambierà. Chi comanda nel calcio, nelle società, sono i presidenti, e se poi questo presidente risponde al nome di Anconetani, le cose stanno così e credo che ci sia poco da fare. Comunque apprestiamoci a seguire questa partita. Il Padova, sia Padova che Pisa, sono reduci da un inizio scoppiettante. Il Padova ha esordito in trasferta sabato scorso nell'anticipo televisivo e lo ha fatto battendo il Monza per 1-0, mentre il Pisa ha esordito in casa con il Modena vincendo per 3-0. Entriamo subito nel vivo della partita e vedete che subito c'è molto ardore, molto agonismo. Seguiamo il Padova che viene adesso in attacco con Maniero. Vediamo il pallone all'indietro affidato a Quicchi, vedete molto elaborata la manovra bianco scudata. Ecco Quicchi che viene costretto a dare all'indietro. Dopo un tocco di Rosa riparte la manovra con Modica, affida il pallone ancora a Quicchi. Il terreno ci sembra in ottime condizioni nonostante la pioggia che è caduta per ben 48 ore proprio alla vigilia di questa partita su Padova. Dicevo che il terreno, visto da questa nostra angolazione, sembra in ottime condizioni, anche se probabilmente qualche insidia la nasconderà. Vediamo intanto che il gioco è interrotto, c'è un calcio di punizione che il Pisa dovrà battere. Siamo sempre all'altezza della tre quarti campo. Un Pisa, dicevo, rinnovatissimo. Il presidente Anconetani ha scelto, sono parole sue, la linea verde per questo campionato, ed è stato questo il motivo, pare, di contrasto con l'allenatore. Intanto attenzione, c'è questa azione con il colpo di testa finale di Polidori, l'attacco di Fasce dalla sinistra con il numero 11 Polidori che è andato all'incornata e il pallone che è terminato al lato. Dicevo della linea verde, ci sono dei giocatori giovanissimi tra le fila del Pisa, fra tutti quel Lorenzini che è un giocatore del Milan, l'anno scorso giocava nella primavera del Milan, del quale si dice un gran bene, oggi è qui in campo con la maglia nero-azzurra numero 9. Intanto vediamo un altro attacco del Padova, sempre sulla corsia di sinistra, è stato fermato irregolarmente Longhi. La battuta affidata a Gabrieli, Annunziata che manovra la palla. Vediamo un anticipo in danno di Maniero, però l'azione prosegue sempre sulla sinistra con Longhi, che serve Gabrieli, attacca sulla sinistra, va al cross Gabrieli, ecco l'uscita del portiere Ambrosio che perde la sfera e la recupera in due tempi sui piedi di Galderisi. Quindi dopo appena due minuti, botta e risposta fra Pisa e Padova, la partita
si apre sotto ottime premesse. Vediamo intanto ancora che tenta di rispondere il Pisa, viene fermato proprio Lorenzini in fallo laterale, la rimessa in gioco affidata a Lampugnani. Ecco il pallone per Rotella, lo perdono i giocatori del Pisa, vediamo in combinata Maniero e Longhi, e Maniero che tocca il pallone, riparte la manovra del Padova da Modica. Ecco Gabrieli, il pallone all'altezza della tre quarti campo, c'è probabilmente un intervento irregolare di Lampugnani in danno di Pelizzaro, Emanuele Pelizzaro, che quest'anno è chiamato a tempo pieno in prima squadra, ha il compito non facile in verità di sostituire negli schemi di gioco ma soprattutto nel cuore dei tifosi padovani la partenza di Angelo Di Livio. Vediamo intanto il calcio di rinvio affidato ad Ambrosio, ancora Rosa in contrasto con Lorenzini, alla meglio il difensore bianco scudato Gabrieli, pallone sul settore di sinistra, lotta Longhi, ancora Franceschetti, vedete la manovra del Padova molto elaborata con le disposizioni tattiche delle due squadre, entrambe giocano come potete vedere a zona, quindi nel linguaggio tecnico bisogna tenere la squadra, come si dice, corta, si gioca in 30 metri di campo in cerca poi di varchi che difficilmente però si trovano. Comunque vediamo il Padova in avanti col pallone all'indietro ancora per Franceschetti che prova a servire Maniero, fermato, e può ripartire il Pisa con Rovaris. Ecco il pallone in profondità per Polidori, attenzione, l'apertura è per l'inserimento di Susic, c'è un intervento arbitrale, ci pare di capire che sia stato fermato Susic per fuorigioco, così è infatti, vedete l'arbitro bolognino che indica la posizione irregolare del numero 5 del Pisa. Modica, sempre Pelizzaro, ottimo il controllo, viene ingabbiato Pelizzaro, costretto a ritornare all'indietro ma mantiene il possesso di palla e poi ci prova Annunziata a lanciare sulla sinistra Galderisi. Con Galderisi in una posizione di ala sinistra, va sul fondo, attenzione, cerca il cross, è costretto a ritornare sui suoi passi, all'indietro il pallone, ancora per Gabrieli, vediamo Gabrieli che porta la sfera all'altezza della bandierina dal calcio d'angolo, ancora Gabrieli contrastato da Rocco, alla fine spazza tutto Lampugnani, il pallone però recuperato ancora all'altezza della metà campo da Longhi, cambia gioco Longhi, pallone sul settore di destra, Pelizzaro è servito da Nunziata, ancora Pelizzaro in area di rigore, va al traversone e ancora la difesa del Pisa che riesce a liberare, vediamo però il pressing asfissiante del Padova, Quicchi, ancora Quicchi che va al cross e ancora una volta ben appostato Bosco ferma tutto e può rimandare in avanti per i propri colori. Un buon avvio da entrambe le parti, più veemente in questa fase il Padova, si gioca adesso il quinto minuto ed il risultato è sempre fermo sullo 0-0, seguiamo questa azione del Pisa, pallone sul settore di sinistra, vediamo Rovaris e poi viene fermato per azione irregolare, un intervento ritenuto irregolare da parte dell'arbitro bolognino, ferma quindi l'azione del Pisa, il Padova riprenderà con il calcio di punizione già battuto da Franceschetti. Ecco Modica che cerca di andare all'impostazione, sbaglia tutto, ne approfitta Polidori, poi vediamo l'azione sul settore di sinistra, è un fallo laterale del quale beneficia adesso il Pisa con Rovaris che mette in movimento fasce, attenzione al numero 3 che va sul fondo, cerca il cross, lo trova ma è debole ed è attento l'intervento del portiere Bonaiuti. Bonaiuti che si annuncia in gran spolvero in questo inizio di campionato, ha fatto vedere cose egregie sia nella prima partita di Coppa Italia a Bologna sia nella prima di campionato sabato scorso a Monza. Comunque buona impressione ha destato tutta la compagine bianco scudata che si ripropone anche quest'anno come una delle pretendenti alla Serie A. Intanto avete visto che c'è stato un intervento dell'arbitro bolognino ad ammonire il numero 4 e capitano Bosco, reo di aver colpito il pallone con un amaro, secondo l'arbitro questo intervento è stato volontario, di conseguenza scatta l'ammonizione ed è la prima di questa partita. E vedete che l'arbitro bolognino sta annotando il nome di Bosco sul proprio taccuino. Calcio di punizione, posizione abbastanza favorevole, Padova dispone di ottimi tiratori, ma il migliore di tutti in questo momento è in panchina, si tratta di Simonetta, in ogni caso vedete che è pronto anche Modica, accanto a lui c'è Longhi e poi Gabrieli, è più probabile che si tenti di toccare il pallone per Gabrieli,
che di sinistro può impensierire la difesa del Pisa. Vediamo, ecco che parte Modica, la finta, poi è Longhi, ma non può calciare Longhi perché c'è Rovaris troppo vicino al pallone. Lo fa adesso Longhi, apre sul settore di sinistra dove il pallone viene inseguito e mantenuto in gioco da Franceschetti, anzi era Rosa nella circostanza, eccolo qui Franceschetti che è andato a recuperare il pallone mentre Rosa ritorna sui suoi passi, poi sbaglia l'appoggio Longhi e vediamo che tenta di ripartire il Pisa. Attacca sul settore di destra il Pisa, ecco il pallone portato in avanti da Fiorentini, cercava lo scambio centrale, poi c'è il tiro di Rovaris che è stato ribattuto e causa quindi il primo tiro d'angolo della partita, episodio che cade all'ottavo minuto nel corso del primo tempo. Eccolo qui Rovaris, autore del tiro che ha causato il calcio d'angolo, è lo stesso numero 10 pisano che va a batterlo, riceve il passaggio di ritorno, il cross in area, smanaccia Bonaiuti che riesce ad allontanare il pallone e poi è Maniero in azione di ripiego che va a recuperare il pallone, però subisce fallo Maniero e Bolognino interviene prontamente e comanda il calcio di punizione per il Padova. Pisa minaccioso in queste frangenti, intanto ancora il pallone riportato in avanti da Modica, vediamo che si allarga e lavora molto bene, un buon pallone per Lizzaro, tenta il cross ancora Rovaris, uomo dovunque, che va ad impedire il cross a Pellizzaro, però consente al Padova di pareggiare i conti dei corner perché vedete Modica che va alla battuta del primo tiro d'angolo per il Padova di questa partita. Intanto sono 9 i minuti, sempre 0-0 nel corso del primo tempo, ecco Modica che osserva l'area, parte il traversone, esce ottimamente il portiere Ambrosio che abbranca il pallone e lo ha già rinviato. Eccolo qui, ancora Rovaris che va alla caccia della sfera, riesce a domesticarla molto bene, servito Lorenzini che cerca di cambiare gioco dalla parte opposta dove arriva Rocco, vediamo se riesce, no, non ce la fa il numero 7 a mantenere il possesso di palla e quindi c'è una rimessa laterale che il Padova sta per battere. Vedete lo scorcio del pubblico dell'Appiani, dicevo un pubblico entusiasta, più di 10.000 persone. L'incasso si aggira sui 220 milioni, quindi è partito sotto buoni auspici questo campionato del Padova, non solo i risultati favorevoli della Coppa Italia e della prima di campionato a Monza, ma soprattutto il ritrovato entusiasmo dei tifosi che non nascondono, non fanno mistero di sperare di che questa squadra possa finalmente raggiungere la Serie A, ma d'altra parte il tifoso lo pensa ad ogni campionato, è il minimo che possono chiedere i tifosi ed è giusto che sia così, ma quest'anno sembra proprio che anche la società del Padova, ma soprattutto i giocatori siano in sintonia con i loro sostenitori, insomma non si fa mistero di puntare, seppur con modestia e attenzione, di puntare, dicevo, decisamente alla Serie A, Serie A che, lo ricordo, l'anno scorso il Padova mancò di un solo punto e all'ultima giornata di campionato. Si prosegue intanto, qui siamo giunti all'undicesimo minuto nel corso del primo tempo, sempre 0-0, mentre il Padova ha nuovamente l'impostazione con Modica. Vedete il pallone per Gabrieli, questa è l'asse sinistra del gioco del Padova. Dalla parte opposta sulla destra vi sono Nunziata e Pellizzaro con l'apporto di Quicchi. Tanto Longhi che ha battuto un calcio di punizione, Rosa, giocatore che è entrato in pianta stabile in prima squadra, giocatore di 21 anni, veneziano, sul quale il Padova punta moltissimo. Vediamo intanto ancora un intervento al limite del regolamento, l'arbitro dice che tutto è regolare, possono ripartire i giocatori del Pisa. Rovaris, disturbato da Pellizzaro, riesce a mandare in avanti ma recupera Quicchi che prontamente manda per Maniero, attaccato irregolarmente, dice l'arbitro, dal numero 3 Fasce, calcio di punizione. Modica, pallone per Galderisi, prova la sponda con Maniero e attenzione, arriva Galderisi con un attimo di ritardo, ma vedete che il Padova va a pressare e mette in difficoltà nei rilanci, nei disimpegni i giocatori del Pisa, come in questa circostanza agevole è il compito di Franceschetti che affida il pallone al portiere Bonaiuti. Salta Maniero, vediamo la sfera all'altezza della metà campo, ancora Rovaris, vedete come si lotti in quella zona di campo,
Adesso ancora un intervento dubbio, lascia correre l'arbitro. Modica cerca ma non trova compagni in avanti, è stato Susic ad anticipare tutti, questi è Rocco che mette in movimento Lorenzini, attenzione, va sul fondo Lorenzini, effettua il traversone ma il pallone no, è in gioco, sembrava uscito e vediamo che c'è quindi il secondo tiro d'angolo, sembrava che il pallone di Lorenzini fosse uscito sopra sorvolando la traversa, così non è stato. Ci pare di capire che si tratti di calcio d'angolo. Eccolo qui, difatti è il secondo tiro d'angolo che il Pisa si appresta a battere. Vedete ancora Rovaris che va alla battuta. 2-1 i calci d'angolo. Mentre Rovaris batte, vediamo il pallone ancora corto, lo scambio ancora, il pallone in area. Allontana Rosa che subisce anche fallo. Nella circostanza comunque era Franceschetti, il giocatore che era saltato per colpire il pallone di destra. E quindi il successivo fischio dell'arbitro ad interrompere il gioco. Calcio di punizione battuto dal portiere Bonaiuti. E vediamo che può ripartire il Padova. Vedete che cercano sbocchi alla manovra i giocatori padovani, ma è il modo tipico di giocare della squadra bianco-scudata, quella di tenere palla per poi cercare i ricevitori che dovrebbero impostare il gioco offensivo. Adesso c'è stato un fallo in danno di un padovano, c'è il calcio di punizione che Nunziata si appresta a battere, servito ancora Franceschetti che prova a venire in avanti. Ecco il cross del difensore centrale padovano, troppo sotto al portiere. Ambrosio abbranca e va al calcio di rinvio. Vediamo una serie di colpi di testa, alla fine Franceschetti che dà all'indietro per Rosa. Questi è Gabrieli, il fluidificante di sinistra che adesso mette in movimento Maniero, colpo di testa a servire Galderisi, strattonato, cerca di dare il pallone a Maniero, Galderisi che viene anticipato il numero 9 di giustezza da un'ottima scelta di tempo del portiere Ambrosio, comunque buona opportunità per il Padova con un splendido assist di Galderisi per Maniero. Adesso il gioco è nuovamente interrotto, quindi al 15° minuto il Padova che è andato vicino a una conclusione pericolosa, un'azione combinata Galderisi-Maniero. Vediamo che la ripresa del gioco è affidata a fasce, calcio di punizione, il pallone all'indietro per Bosco. Bosco, ricordo, in apertura di partita ammonito per avere colpito il pallone con una mano. Ecco ancora Bosco. Siamo curiosi di vedere come verrà applicata la norma sul rinvio del portiere. C'è stato quest'anno una presa di posizione da parte del designatore Casarin che ha invitato tutti i suoi collaboratori, i suoi arbitri ad applicare rigidamente questa regola. Bisogna riprendere il gioco il più presto possibile e i portieri devono stare attenti a non vedersi fischiare dei falli in area. Intanto vediamo ancora il Padova con Galderisi, prova ancora ma era, intanto si era trovato in fuorigioco Pellizzaro sulla destra, quindi gioco interrotto. Anche Quicchi comunque era in posizione sospetta, in ogni caso l'arbitro su segnalazione del guardaline ha fischiato e ha comandato il calcio di punizione per il Pisa. Adesso c'è qualche cosa che non va, ecco, vedete, c'è l'arbitro Bolognino che deve avere qualche problema alla gamba destra. Vediamo Bolognino, dolorante, vedete i sanitari del Padova, il dottor Munari e il massaggiatore Rino Barone, eccoli qui, si danno un grande affare. Vedete che Bolognino è andato a sedersi e il gioco quindi è interrotto. Bolognino è andato a sedersi in panchina, gioco sospeso. E vedete che si affannano attorno al direttore di gara i medici del Padova, vedete il massaggiatore Baron, questo primo piano sull'arbitro Bolognino di Milano che dirige questo incontro, un 40 anni quest'arbitro ed è uno degli arbitri emergenti della CAN. E vedete che i giocatori del Padova e del Pisa approfittano per dissettarsi. Allora, incidente all'arbitro Bolognino. Speriamo che non sia cosa grave, perché il regolamento parla chiaro, se l'arbitro non ce la fa a proseguire non può essere sostituito
e quindi la partita andrebbe sospesa. Speriamo non sia così, vedete che c'è un gran parlottio intanto fra i giocatori in campo, c'è un po' di preoccupazione che traspare, evidente dai volti dei giocatori. Il pubblico assiste con molta curiosità alle operazioni di soccorso all'arbitro bolognino, vedete questi scorci ripresi mentre si soccorre l'arbitro, ecco che si è rinnovata la fasciatura alla caviglia destra, ci pare di capire, sì, è la gamba destra quella infortunata, sembra così ad occhio croce trattarsi di un problema al tendine, e vedete che l'arbitro si sistema la scarpa. Intanto vedete la panchina del Padova con Lello Scagnellato, il direttore sportivo a gradi, vedete i massaggiatori Dino Soranzo e Rino Baron di spalle, il medico dottor Munari sorridente, il collaboratore dell'arbitro, il guardaline Facca, eccolo qui, questi è Facca che è andato a controllare, e qui intanto il tempo passa veloce e l'arbitro non dà segni di ripresa, vediamo che cosa succede. Però avevamo visto, ecco, vedete Beniamino Cancian, l'allenatore, uno degli allenatori del Padova, con la casacca, invece la maglia bianca e la casacca rossa era Coppola, uno dei giocatori della panchina del Padova, e questo è ancora uno scorcio del pubblico della Piani, dicevo un pubblico abbastanza numeroso, non ancora da tanto da riempire completamente lo stadio Piani, ma molto entusiasta, e crediamo che se il Padova continuerà sulla falsa riga della prima giornata di campionato non ci saranno difficoltà a riempire il vecchio stadio a Piani, che può contenere solamente 14.400 persone. Vediamo intanto volti sorridenti, anche Cancian che sorride, quindi si pare di intuire che non si tratti di cosa grave per l'arbitro bolognino e che la partita possa riprendere il prima possibile. Intanto io approfitto di questa pausa per ricordare quanto ho detto all'inizio, che quest'anno Diffusione Europea seguirà tutte le partite del Padova, le manderà in onda ogni lunedì. Stiamo anche valutando, e questo lo do comunque con beneficio di inventario, stiamo anche valutando attraverso le pastoie dei regolamenti la possibilità di mandare in onda già alla domenica sera le partite che il Padova giocherà in trasferta, ma ripeto c'è un regolamento da rispettare e comunque mi diranno se sarà possibile o meno mandare in onda anche alla domenica sera le partite del Padova, ripeto però solamente quelle giocate in trasferta. Se questo fosse possibile noi cercheremo di dare ai tifosi e agli sportivi padovani un servizio il più completo possibile, mandando già alla domenica sera le immagini della partita giocata dal Padova in trasferta. Vi saremo più precisi nel corso dei nostri notiziari, mentre ci pare di intuire che tutto sia pronto, anche se vediamo Sergio Giordani, quel signore con la giacca e gli occhiali scuri, un po' preoccupato. Sergio Giordani, lo dico per coloro che non fossero adusi alle cose bianco-scudate, è vicepresidente e amministratore delegato del Calcio Padova, vedete come mastichi nervosamente il chewing gum, ma c'è una ragione, adesso voglio svelare un piccolo segreto. Sergio Giordani fumava, era un accanito fumatore, ha smesso di fumare da qualche tempo e per non ricadere nel viziaccio, che io più che un viziaccio reputo una brutta abitudine, ma che comunque c'è, ecco, per non ritornare a fumare Giordani si sta massacrando le ganasce con quintali di gomma da masticare. Vabbè, allora vediamo se si può riprendere. Qui intanto sono già passati quasi 5 minuti dal momento in cui l'arbitro è ricorso alle cure dei sanitari padovani, ecco che si rialza, vediamo se può riprendere, sì ce la fa, vediamo che ce la fa l'arbitro bolognino, e fra gli applausi del pubblico l'arbitro di Milano ritorna in campo, anche se non ha una corsa molto fluida, e fa riprendere il gioco. Sono trascorsi più di 5 minuti dal momento in cui
Bolognino si è infortunato, quindi avremo un maxi recupero nel corso di questo primo tempo. In ogni caso si prosegue, il risultato lo ricordo a beneficio di coloro che ponessero solamente in questo momento alla visione. Attenzione intanto Rotella che prova il destro, per fortuna del Padova, colpisce male e la sfera che termina all'alto. Dicevo che per coloro che solamente in questo momento si fossero sintonizzati con diffusione europea, stiamo trasmettendo dallo stadio Appiani di Padova l'incontro della seconda giornata del campionato di Serie B, che vede di fronte il Padova in maglia bianca alla sinistra dei vostri teleschermi, opposto al Pisa dalla parte opposta con la maglia nero-azzurra. Il risultato, quando si è giunti al 23esimo minuto nel corso del primo tempo, è fermo sullo 0-0, però come ho detto ci sarà un maxi recupero per l'infortunio occorso all'arbitro Bolognino. Ma entriamo in cronaca, attenzione, Quicchi servito da Annunziata, va al cross, ribatte la difesa e poi Bosco allontana il pericolo. Ancora il Padova comunque che recupera, vediamo Rosa che apre ancora sulla destra dove è rimasto Quicchi, che ancora una volta va via a fasce, ancora Quicchi che va sul fondo e viene fermato in calcio d'angolo. Azione prepotente quella di Quicchi sulla destra, azione insistita e ripetuta che ha fruttato, a parte un serio pericolo di concreto, però solamente questo calcio d'angolo che Emanuele Pellizzaro sta per battere. Ecco che parte il tiro, attenzione Gabrieli, sfiora di un soffio, pettina come si dice, vedete la disperazione di Maniero, pettina il pallone e lo fa terminare sul fondo. Occasione gol per il Padova che cade al 24esimo minuto nel corso del primo tempo, risultato che non muta, è sempre fermo sullo 0-0. Comunque il Padova che dopo la ripresa del gioco si è fatto pericolosissimo due volte con Quicchi e poi su calcio d'angolo battuto da Pellizzaro, avete visto il colpo di testa mancato da parte di Gabrieli. E vedremo se ci sarà la reazione del Pisa, che viene subito in avanti, fermato però è stato Lorenzini. Vediamo che il Padova gioca a ritroso, il pallone adesso viene mandato in avanti, recupera l'altezza del cerchio di centrocampo Galderisi, poi Modica apre per Pellizzaro. Eccolo qui, Emanuele Pellizzaro, 23 anni, padovano puro sangue, che mette in movimento Longhi e poi vedete un preziosismo di Galderisi che però non riesce a far arrivare il pallone a Gabrieli, che in ogni caso era in fuorigioco e quindi la prodezza di Galderisi sarebbe stata comunque vanificata. Però Galderisi fin da questo momento, fin dall'inizio direi, ha fatto vedere di esserci in questa partita. Si temeva un po' per le condizioni fisiche di Galderisi, che anche quest'anno si ripropone come uomo leader di questa formazione biancoscudata. Ha avuto qualche problema nel periodo di preparazione, problema fisico Galderisi, adesso però da quanto abbiamo visto sembra che tutto sia superato felicemente. Pisa in avanti ancora sulla destra con Rocco, vediamo che va al traversone o tentava di andare al traversone, è stato fermato, pallone controllato da Gabrieli, è terminato sul fondo e quindi la rimessa in gioco che spetta il Padova. Il portiere Buonaiuti, anche di Buonaiuti si è fatto un gran parlare in questa estate, sembrava che il portiere potesse essere trasferito ad una società, ad una squadra di Serie A, alla fine non se ne è fatto nulla e con somma soddisfazione di tutti i tifosi padovani Buonaiuti è rimasto a difendere la porta del Padova anche per questo campionato. Intanto Nuziata, vediamo ancora Pellizzaro, ottimo il controllo, Pellizzaro scorazza in ogni zona del campo, adesso è in posizione centrale, ha difeso un ottimo pallone, lo smista altrettanto bene per Nunziata che opera subito il cross, troppo sotto al portiere che viene disturbato, portiere Ambrosio, dal tentativo di Maniero, resta a terra, vedete le scuse di Maniero nei confronti del portiere Ambrosio, quale però si rialza prontamente, c'è il calcio di punizione che il Pisa dovrà battere. Intanto il cronometro che è arrivato al 26esimo minuto nel corso del primo tempo, risultato che non è mutato, è sempre 0-0 fra Padova e Pisa. Ancora il Pisa, vedete che prova a riorganizzarsi, eccolo qui, questo è Rovaris, un giocatore che si è messo in evidenza subito in avvio di gara, adesso è Buonaiuti costretto ad intervenire su Polidori e spedisce il pallone direttamente in fallo laterale, è Fasce che va a recuperare il pallone per la rimessa, attenzione perché Fasce è un giocatore dotato di una rimessa a lunga gittata, sono praticamente dei cross i suoi e vediamo, è così infatti, vedete che il pallone arriva in area, poi c'è ancora l'intervento da parte di Franceschetti e c'è ancora
la rimessa affidata sempre a Fasce. Vediamo che i suoi compagni vanno a piazzarsi in area di rigore, difatti Fasce spedisce il pallone proprio là, ma ci pensa Modica ad allontanare la sfera e poi viene anticipato Maniero, ma riparte il Padova con Longhi che mette in movimento Galderisi. Ecco Galderisi spostato a sinistra, si libera di due giocatori ma si libera anche di sfera dandola all'indietro e poi c'è questo tentativo che ha esito felice per Nunziata che guadagna sul cross. Ancora un calcio d'angolo, sono tre i tiri dalla bandierina del Padova contro due del Pisa quando si gioca il 28esimo minuto del primo tempo. Il risultato è sempre fermo sullo 0-0. Emanuele Pellizzaro va alla battuta del tiro d'angolo, vediamo Pellizzaro che sistema il pallone, poi osserva l'area di rigore, ecco che parte il cross, ancora attento il portiere, allontana. E poi c'è un tiro che viene ribattuto, ma ancora qui chi ancora un altro tiro che colpisce in pieno volto Susic che rimane a terra, ma l'azione prosegue con Modica che cerca l'apertura per Longhi, impreciso il pallone e l'arbitro prontamente fa correre i sanitari del Pisa in campo. Susic è stato colpito, eccolo qui a terra, il numero 5 del Pisa sulla botta tremenda di Quicchi, colpito in pieno Susic. C'era parso in un primo momento che il giocatore fosse stato colpito al volto, invece vedete che è l'addome la parte dolorante. È certo che non deve essere allegro una situazione di questo genere. Qui chi è entrato sul pallone di prepotenza, e tutti sappiamo quanto sia potente nei calci questo giocatore, e vedete che il povero Susic ne ha fatto le spese. Speriamo che per l'ex giocatore udinese non sia nulla di grave. Che problema a rimetterlo in piedi, l'arbitro invita i sanitari a rimetterlo in piedi oppure a portarlo fuori. Vediamo che Susic comunque si rialza, esercizi di respirazione e il gioco può riprendere, meno male. Vediamo intanto il cronometro che segna 29 minuti e mezzo, sta per scadere la mezz'ora di gioco, ma ci sarà un abbondante recupero in questo primo tempo. Intanto il gioco è ripreso con la rimessa laterale battuta dal Pisa, allontana poi Bosco il pallone sul settore di destra, non c'è nessun giocatore nero-azzurro, cosicché agevole il disimpegno di Franceschetti che può andare all'impostazione, scambia con Modica che si complica un po' la vita sull'attacco di Polidori, pallone restituito a Franceschetti, la sventagliata in avanti, fermata però ancora da Bosco che va nuovamente all'impostazione affidando la sfera a Lampugnani, questi a Rocco che va via sulla fascia di destra, viene fermato in maniera irregolare e qui da Longhi, e quindi il calcio di punizione che Rotella presumibilmente andrà a battere. Ecco il numero 8 che ha sistemato il pallone a terra, ecco Rotella che va dalla sfera per Lorenzini, cerca Lorenzini di andare al cross, quando lo fa però il pallone era già terminato sul fondo e quindi la rimessa in gioco che spetta al Padova. Ecco Bonaiuti. C'era molta attesa e molta curiosità per questo Lorenzini, ripeto, un ragazzo giovanissimo che l'anno scorso militava nella primavera del Milan, era uno dei gioielli di questa formazione allenata da Maurizio Viscidi, ex allenatore delle giovanili del Padova. Lorenzini quest'anno è stato ceduto in prestito naturalmente al Pisa di Romeo Anconetani e pare che sia proprio questo l'oggetto che ha scatenato, l'argomento più che l'oggetto, che ha scatenato la furia del presidente Anconetani nei confronti del primo allenatore Rumignani. Sembra che Rumignani non si fidasse troppo di questo ragazzo e non intendesse farlo partire come titolare, invece il pensiero di Anconetani era noto, alla fine ha vinto il presidente, Lorenzini è in campo e l'allenatore è stato cambiato. Attenzione comunque, attenzione, c'è questa azione al limite dell'area, che ancora un tiro di Rovaris che costringe Bonaiuti a un grande intervento. Avevamo detto all'inizio, questo Rovaris è certamente il giocatore di maggior spicco, almeno in questo inizio di gara, da parte del Pisa. È la seconda volta che prova ad impensierire Bonaiuti e questa volta lo ha fatto in maniera piuttosto seria. Comunque c'è il calcio d'angolo, attenzione, il pallone in area, c'è un pronto intervento dell'arbitro bolognino a fermare il gioco, c'è stato il fallo commesso in danno di Rosa e quindi il calcio di punizione che il Padova sta per battere. Dicevo di Rovaris, che è
un giocatore che fin dall'inizio si è messo subito in evidenza, spicca su tutti e non solo per la chioma biondissima, ma proprio per il dinamismo. È un uomo a tutto campo che non disdegna, come avete visto, le conclusioni in porta. Tanto il Padova prova a rispondere, ma c'è questo passaggio troppo lungo che finisce innocuo fra i piedi del portiere Ambrosio. Ecco, anche questi un giocatore giovanissimo che va al calcio di rinvio, attende e colpisce Lorenzini, la sfera si impenna, in seconda battuta è Rosa che allontana, ma non lo fa in maniera efficace, cosicché può ripartire ancora il Pisa con Rotella che mette in movimento Lampugnani. Ecco il numero 2 che va al cross, glielo ribatte Franceschetti che poi allontana di testa e serve Gabrieli. Lo scambio è con Longhi che ha un difettoso disimpegno ed è Fiorentini che va al cross, limite dell'area, ribatte di testa Longhi, la sfera recuperata ancora dal Pisa. E poi c'è il cross e vedete che il pallone ha uno stranissimo rimbalzo, ha colpito probabilmente una zolla e ha tratto in inganno Fasce sul recupero poi di Pellizzaro, lo stesso numero 7 bianco scudato commette fallo e quindi il numero 3 Fasce può andare alla battuta di un calcio di punizione. Vediamo che l'arbitro bolognino fa arretrare il muro difensivo del Padova, è un mini muro composto da due giocatori, però la distanza deve essere la medesima, 9,15 metri. Intanto vediamo che parte il cross di Fasce, c'è la respinta di Franceschetti, alla caccia del pallone è Longhi, vediamo se si può andare in contropiede. Longhi prova a servire Galderisi sulla fascia sinistra, ingabbiato Galderisi, perde il pallone, recupera Rotella, la sfera all'indietro per il capitano Bosco. Vediamo Bosco che porta in avanti il pallone, c'è un lancio profondo che però non coglie impreparata la difesa del Padova, può ripartire Pellizzaro che viene però messo a terra da Polidori, il calcio di punizione già battuto, ancora Pellizzaro, l'apertura sulla destra dove si trova Nunziata, ecco Nunziata che converge al centro, ancora Nunziata, opera il cross, c'è il colpo di testa della difesa del Pisa e poi naturalmente Rovaris che ha servito per il compagno Fiorentini, l'apertura sulla destra per Rocco, porta in avanti il pallone in numero 7, ecco Rocco in possesso di palla, lo ferma però con ottima scelta di tempo Modica, comunque il pallone ancora manovrato dai giocatori del Pisa. Ecco Fasce, giocatore interessante anche questo, cambia gioco Fasce, pallone al limite dell'area del gol del Padova, è Lorenzini che prova a recuperarlo, arriva dalla parte opposta Rocco, attenzione, si porta il pallone sul fondo, effetto il traversone che arriva però tra le mani del portiere Bonaiuti. Ci pare di capire, sì, è così, il pallone crossato da Rocco era comunque terminato sul fondo, quindi si è ripreso con il calcio di rinvio ed è il Padova che rovescia tutto, si porta dalla parte opposta con Pellizzaro, ecco Nunziata, pallone per Modica, ancora Modica che dopo aver temporeggiato ha provato l'apertura sulla sinistra, ferma tutto Rotella che poi evita anche Longhi con ottimo stile, avanza Rotella, cerca di servire un compagno, trova invece Quicchi che scambia con Nunziata, ancora Quicchi, sbaglia l'appoggio Quicchi, Rotella che recupera il pallone, lo scambio era con Rovaris, però non si chiude il triangolo ed è ancora Modica che va ad impostare per il Padova, Galderisi, c'è il fallo commesso da Fiorentini su Galderisi e quindi il calcio di punizione affidato ai bianco scudati. Vediamo che arriva il pallone, Modica che si incarica della ripresa del gioco, ecco il tocco di Modica per Gabrieli, viene in avanti Gabrieli, cerca Varchi, poi l'appoggio è sbagliato ed è ancora Susic che riporta in avanti il pallone, vediamo ancora Fiorentini che prova a servire qualche compagno in attacco ma si chiude la morsa della difesa padovana. Altrettanto fanno i giocatori del Pisa, vedete si gioca in 30 metri di campo, difficile trovare varchi utili per impensierire i portieri, ci prova adesso Polidori ma in netta posizione di fuorigioco e poi pasticcia tutto il portiere Bonaiuti che intendeva servire Pellizzaro di prima intenzione, ha colpito male il pallone e regala la palla al Pisa che ha già ripreso il gioco con Fasce, lo scambio con Fiorentini, vediamo il pallone però recuperato a metà campo dal Padova. Ancora Maniero che riporta in avanti il pallone
sono costretti all'indietro i padovani, adesso ripartono con Modica, Galderisi che taglia sulla sinistra per Gabrieli, l'azione buona, attenzione, va sul fondo Gabrieli, il pallone sta per arrivare, Galderisi, rete! E il Padova in vantaggio, l'azione che è partita sulla sinistra proprio da Galderisi che poi è andata a concluderla, 37esimo minuto, rivediamo, vedete questa è la parte finale, adesso sta per arrivare Galderisi, attenzione al collo destro pieno, è bravissimo Galderisi, riesce a tenere il pallone a terra e il gol che porta il Padova in vantaggio, dicevo l'azione che era partita proprio dai piedi di Galderisi, il quale è andato poi a raccogliere il cross del compagno Gabrieli, vedete l'esultanza di Nanu Giuseppe Galderisi, 30 anni compiuti da poco, ed è come ho detto il leader incontrastato di questa formazione bianco-scudata. E vedremo adesso il Pisa che non aveva giocato male fino a questo momento, anzi dobbiamo dire che in un paio di occasioni, soprattutto con Rovaris, aveva seriamente impensierito il portiere Bonaiuti che si era salvato con molta bravura, quindi la possibilità anche per il Pisa di andare in vantaggio. Dalla parte opposta il Padova, ricorderete, ha avuto una grossa occasione con un colpo di testa mancato da parte di Gabrieli e poi adesso al 37esimo minuto il gol che sblocca il risultato. Quindi 1-0 qui allo stadio Appiani di Padova, il cronometro intanto segna 38 minuti e mezzo e il Padova vedete che sull'entusiasmo insiste, Pellizzaro che riporta in avanti il pallone, chiama al lavoro Nunziata, ottimo Pellizzaro a districare la matassa, a servire Quicchi, questi è Franceschetti e questi è Gabrieli. Ecco Gabrieli, l'autore del cross che ha consentito a Galderisi di portare il Padova in vantaggio. Comunque viene fermato adesso Maniero al limite dell'area di rigore, recupera un ottimo pallone Nunziata, poi tergiversa quel tanto che basta ai giocatori del Pisa per portargli via il pallone e a riproporre l'azione in avanti. Vediamo ancora Rosa che anticipa Lorenzini e poi è Quicchi, ottima la prova di Quicchi fino a questo momento, altrettanto ottima quella dell'inquadrato Emanuele Pellizzaro. Pallone per Nunziata. Interviene Galderisi attaccato da Tergo da Bosco, l'arbitro dice in maniera irregolare, il conseguente calcio di punizione che il Padova sta per battere. La posizione è difficile, difatti vediamo che Nunziata tocca subito il pallone all'indietro, affida a Modica l'incarico di impostare l'azione, Longhi mantiene il possesso di palla seppur caricato. E Nunziata adesso che cerca di dare un pallone per Maniero che viene anticipato di un soffio in calcio d'angolo. Ancora una buona azione del Padova che avete visto con questi lanci cerca la testa di Maniero. Maniero oltretutto è fortissimo nel gioco aereo, ma non facciamoci trarre in inganno perché Maniero è bravo anche con i piedi. Intanto vedete che Longhi va a battere il calcio d'angolo alla sinistra del terreno di gioco. Ecco che parte il cross, ancora un tentativo da parte del Padova con un colpo di testa di Franceschetti che si era portato in avanti, ancora insiste il Padova, attenzione Galderisi, il pallonetto, attenzione il pallone che si adagia sulla rete di recinzione e sfiora l'incrocio di pali, vedete dov'è fermo il pallone, astuto il pallonetto di Galderisi che aveva visto il portiere Ambrosio fuori dai pali. Ha tentato di piazzare la palla dalla parte opposta e per poco non gli riusciva un capolavoro. Comunque Galderisi, come abbiamo detto, è in spolvero e questo è consolante per i tifosi padovani che hanno capito il momento buono del giocatore e non mancano di incoraggiarlo e di applaudirlo. Intanto ancora un'azione difensiva del Padova con Franceschetti e questo è Quicchi che ha servito per Pellizzaro. Ecco Modica che va all'impostazione. Il pallone fermato da Annunziata, ancora Pellizzaro, vedete il Padova adesso che tenta di mantenere il possesso di palla, è una norma semplicissima questa, quando si ha il pallone gli avversari non possono giocarlo, il problema è che a volte gli avversari te lo portano via, intanto vediamo ancora Pellizzaro, lo scambio è con Quicchi, azione prepotente da parte di Quicchi che viene fermato da Rovaris in maniera irregolare, dice l'arbitro. E quindi assisteremo ancora a un calcio piazzato per il fallo commesso dai giocatori del Pisa. Vediamo che sul pallone si porta Annunziata, accanto a lui Pellizzaro. Questo episodio che cade al 42esimo minuto, 3 minuti al 45esimo, ma ripeto c'è da attendersi un maxi recupero.
per l'infortunio capitato al 16° minuto all'arbitro bolognino. Intanto il calcio di punizione è affidato a Annunziata, elaborata questa preparazione. Ecco che parte finalmente Annunziata, il cross in area, respinge comunque Susic, poi il pallone recuperato da Rocco, evita il fallo laterale Rocco e spedisce la sfera in avanti, troppo isolato Lorenzini, è preda della morsa difensiva, è stato Quicchi a fermarlo in questa circostanza. E vediamo Modica che serve ottimamente per Galderisi, ancora un taglia fuori, si direbbe nel basket, nel senso che Galderisi ha tagliato tutto il campo. Dalla parte opposta però non c'era nessuno, probabilmente negli schemi in quel punto doveva trovarsi o Gabrieli o Longhi, nessuno dei due era pronto all'appuntamento e quindi il portiere Ambrosio che ha recuperato il pallone. Intanto vediamo che si ripropone in avanti il Pisa, guadagna una rimessa laterale e Rocco che va alla ripresa del gioco, affida il pallone a Fiorentini. Ecco Fiorentini, ancora lo scambio con Rotella, Rocco va a recuperare il pallone, va sul fondo, Rocco cerca il cross, gli viene ribattuto e poi allontana ancora una volta Rosa, non ci pensa su, il numero 5 spedisce il pallone direttamente in fallo laterale, rimessa in gioco operata dal neroazzurri Toscani. Ecco il pallone finalmente in avanti, non può fare nulla Rocco in questa circostanza e vediamo Maniero alla caccia della palla. Non colpisce Maniero, ma è Galderisi pronto a recuperare il pallone. E vediamo che si ripropone in avanti il Padova con Nunziata. Visto chiuso il corridoio, Nunziata si gira e dà l'indietro per Quicchi. Riparte la manovra del Padova. Vedete che il Padova cerca, come d'altra parte ha fatto anche il Pisa, cerca sempre e comunque di giocare il pallone con discernimento. E vediamo che Quicchi che dà l'indietro adesso per Franceschetti. Ecco Franceschetti per Rosa. Questi è Longhi, altro perno della squadra biancoscudata, giocatore del quale si era chiacchierato anche quest'anno di un possibile trasferimento a squadre di Serie A, poi invece è rimasto a Padova, Annunziata. Galderisi, attenzione, la girata nel tentativo di servire Maniero, nella circostanza comunque è stata abile la difesa del Pisa, poi viene anticipato Modica, vedete che anche il Pisa adesso sembra essersi risvegliato, riparte Fasce, a sua volta fermato, capovolgimento di fronte, è una buona partita, spettacolare fino a questo momento, lo stesso Fasce poi che è costretto al fallo su Maniero e quindi il calcio di punizione che Longhi ha già toccato per Modica. Ecco Pellizzaro, sulla destra riceve ancora Annunziata, va in sovrapposizione Pellizzaro, ma visto chiuso il corridoio Annunziata prova a servire qualcun altro, la cosa che non riesce, e poi c'è un fallo di Modica che sgambetta il numero 11 Polidori. Calcio di punizione già battuto, ecco Bosco, attenzione Bosco che va in attacco, poi apre sulla destra per Rovaris, eccolo qui Rovaris, veloce Rovaris, attaccato da Tergo e c'è l'ammonizione per Pellizzaro. Secondo ammonito di questa gara, all'inizio di partita era stato ammonito Bosco, e adesso la stessa sorte è capitata al padovano Pellizzaro. Diverse le motivazioni, però Bosco aveva colpito il pallone con una mano, Pellizzaro è stato ammonito per gioco scorretto. Il calcio di punizione vertice sinistro dell'area di rigore del Padova, attenzione Fasce sul pallone, accanto a lui c'è anche Rotella, vedremo chi sarà a calciare. Ecco che finta Rotella ed è Fasce che va al cross, lo effettua, c'è qualcosa che non funziona in area, cade a terra. Avete visto Lorenzini, comunque calcio d'angolo, Lorenzini che dice all'arbitro di essere stato strattonato, non fa una piega a Bolognino e comanda il calcio d'angolo che sta per essere battuto dai giocatori del Pisa. Si porta ancora a Rotella mentre c'è già il primo minuto di recupero, si gioca difatti il 46esimo. Ecco Rotella che si arrabbia un po' con i compagni, probabilmente c'era qualche schema da rispettare. Intanto c'è il cross, attenzione, pericolo, ed è Nunziata che salva sulla linea il colpo di testa di Rocco. Nunziata appostato sul primo palo, si vede arrivare il pallone fra i piedi e poi la sfera che schizza in calcio d'angolo per il secondo tiro consecutivo dalla bandierina. E vedete Fasce, pericolo quindi per il Padova, Pisa che poteva pareggiare. C'è solo questo calcio d'angolo battuto ancora da Fasce, vediamo questa volta che libera la difesa del Padova. Allontana il pallone la difesa, poi recupera ancora, vedete la sfera
Maniero che va veloce verso l'area, attenzione Bosco, lo mette a terra, l'arbitro arriva, attenzione, se viene ammonito ed è espulso, era già stato ammonito e vedete che cercano di dissuadere l'arbitro, proprio Bosco, che sapeva che cosa sarebbe successo, e non c'è niente da fare, la seconda ammonizione è inevitabile perché il Maniero se ne stava andando velocissimo verso l'area di rigore del Pisa, Bosco ha capito tutto, lo ha steso, inevitabile dicevo l'ammonizione, ma inevitabile anche l'espulsione per somma di ammonizioni, quindi quando si gioca il 47esimo minuto nel corso del primo tempo il Pisa è costretto a giocare in 10 uomini, vedete Bosco che celermente ma mestamente abbandona il terreno di gioco, sa di aver combinato un pasticcio, lascia la sua squadra che ha già la necessità di recuperare il gol di svantaggio, la lascia in 10 uomini e sarà un'impresa ardua per gli uomini di Nicoletti recuperare questa partita. Comunque non sempre nel calcio il fatto di rimanere in 10 è sinonimo di svantaggio, numericamente lo è indubbiamente, però il fatto di giocare in 10 moltiplica le forze e la convinzione dei giocatori. Abbiamo avuto esempi di squadre che in 10 sono riuscite a recuperare e anche a ribaltare il risultato. Vedremo cosa succederà qui allo stadio Appiani di Padova in questa partita fra Padova e Pisa, che è giunta al 48esimo minuto, quindi già 3 minuti di recupero, e vede sempre il Padova in vantaggio per una rete a 0 grazie al gol messo a segno al 37esimo minuto da Galderisi. Vediamo il Padova con Modica, il pallone per Gabrieli sulla sinistra, Longhi, ancora Galderisi, questa volta anticipato ma recupera Gabrieli, attenzione ancora un cross in area per Galderisi, questa volta anticipato di giustezza, ancora un pericolo quindi per la porta di Ambrosio e poi c'è un fischio dell'arbitro, c'è stato un fallo di Rosa e quindi il calcio di punizione che sta per essere battuto dai giocatori del Pisa, inquadrato era Modica, mentre il calcio di punizione è già stato battuto, vediamo Lampugnani che va al cross, ancora Rosa che anticipa Lorenzini, il quale però era in fuorigioco, quindi calcio di punizione già battuto, con Longhi, Modica, ecco ancora Longhi che butta sul corridoio sinistro il pallone, Galderisi questa volta ha qualche cosa da dire nei confronti del suo compagno, evidentemente il pallone andava servito in maniera diversa, ancora un secco anticipo di Rosa, questa volta in danno di Polidori, poi vediamo il pallone per Franceschetti, questi è Gabrieli, pallone indirizzato a Galderisi sul quale gioca Lampugnani e vedete che c'è un fallo da prima di Galderisi ed è questo il motivo per cui l'arbitro ha interrotto il gioco, successivamente lo stesso Galderisi va a farsi male. Speriamo non si tratti di nulla di grave, vedete che addirittura si aggrappa alla gamba destra dell'arbitro bolognino, ecco che arriva Maniero a chiedere lumi, intanto i sanitari stanno per arrivare, eccoli che piombano, il dottor Munari e il massaggiatore Rino Baron su Galderisi, dovrà essere trasportato fuori dal campo Galderisi, l'arbitro è stato chiaro in questo senso, anche i giocatori del Pisa vanno a protestare, vedete che Bolognino minaccioso ritorna accanto al giocatore del Padova, mentre le nostre telecamere vanno a pescare il pubblico dell'Appiani. Questa è una giornata splendida, giornata di fine estate, un sole tiepido, una temperatura ideale, certamente. Vediamo intanto il gioco che è ripreso, con il Pisa che riporta in avanti il pallone, vedremo quanto intenderà recuperare l'arbitro, sono già 6 minuti di recupero perché si gioca di fatti il 51esimo nel corso del primo tempo, ma abbiamo già spiegato i motivi che inducono l'arbitro a questo maxi recupero. Intanto vediamo il pallone al limite dell'area di rigore, Quicchi che ha fermato tutto, ha servito Pelizzaro, ottima l'azione, bravo Pelizzaro, viene anticipato di un soffio, comunque è stato bravissimo a difendere il pallone e a portarlo in avanti, Stera arriva sul settore di sinistra, lo stop di Longhi, servito ancora Pelizzaro, sovrapposizione sempre sulla sinistra Gabrieli, attenzione Gabrieli, nuovo cross, colpo di testa comodo da parte di Fasce che affida il pallone al portiere Ambrosio, ancora però il Padova alla caccia della sfera, la recupera, annunziata,
ecco Nunziata, servito è Modica, Elizzaro, ancora Nunziata, ancora Modica, ancora Quicchi, vedete come il Padova attenti adesso di mantenere il possesso di palla, ancora Gabrieli, slalom, ancora Gabrieli, converge al centro e poi il pallone è per Nunziata, attenzione, cross di Nunziata per la testa di Maniero che salta, fa da torre ma è Susic che allontana. Poi attenzione, ancora un colpo di testa di Quicchi e poi è Modica e a questi è Franceschetti, Gabrieli, pubblico che applaude, Padova che mantiene agevolmente il possesso di palla e cerca così di arrivare alla fine del primo tempo. Sono già 7 minuti e mezzo di recupero. Si gioca difatti il 52esimo minuto, sta per scadere il 53esimo in questo momento. Sentiamo che l'arbitro finalmente decide. No, non è finita la partita, sembrava deciso a mandare tutti negli spogliatoi l'arbitro, non è così, ha fischiato un calcio di punizione. Ecco, avete visto Bolognino che ha osservato il cronometro e Fasce che va alla battuta del calcio di punizione, vedete che invita i compagni ad andare in avanti. Ecco che parte il cross di Fasce, salta Pellizzaro in area e poi attenzione, attenzione ancora Rovaris e la grande parata di Buonaiuti, ma diciamo che in questa circostanza anche Rovaris ci ha messo del suo per sbagliare. Dobbiamo dire però che è stato bravissimo Buonaiuti, è stato fermo, immobile, non si è mosso e ha aspettato il tiro di Rovaris. Quando il pallone è partito Buonaiuti lo ha respinto. Comunque opportunità clamorosa ancora per il Pisa per andare in pareggio, calcio d'angolo, l'azione non è finita, Buonaiuti di pugno allontana e poi di testa Lunghi, recupera il pallone Calderisi, contropiede del Padova, va veloce Calderisi, viene attaccato da Lampugnani, c'è anche Fiorentini e poi è Lampugnani che gli mette il pallone in fallo laterale. Comunque pericolo scampato per quanto riguarda il Padova e vediamo che proprio in questo momento arriva il fischio dell'arbitro. 9 minuti esatti di recupero in questo primo tempo che ha visto il Padova concretizzare la sua superiorità con una rete segnata al 37esimo minuto da Calderisi, ma che ha corso anche seri pericoli di subire dapprima il vantaggio e poi il pareggio del Pisa, l'ultimo dei quali lo abbiamo appena mostrato in chiusura di tempo. 1-0 quindi per il Padova, termina così il primo tempo, grazie per l'ascolto, ci risentiamo per la ripresa. Nuovamente collegati con lo stadio Appiani di Padova, dove il secondo tempo di Padova-Pisa ha avuto inizio proprio in questo istante. Ricordo il risultato del primo. Il Padova è in vantaggio grazie al gol messo a segno al 37esimo minuto da Nanu Calderisi. Il Pisa comunque ha dimostrato, nonostante sia costretta a giocare in 10 uomini per l'espulsione sul finire del primo tempo di Bosco, ha dimostrato, dicevo, di essere squadra sempre viva e soprattutto nel finale con il suo numero 10 Rovaris ha impensierito seriamente la porta del Padova. Si è salvato da campione Buonaiuti grazie anche a una leggerezza, bene dirlo, del numero 10 Rovaris, probabilmente troppo sicuro di fare gol, mentre si è trovato di fronte un Buonaiuti determinato a non subirlo questo gol. Quindi 1-0 e si è ripreso adesso sempre di gran carriera anche il secondo tempo. Nulla è mutato nello schieramento, sono gli stessi effettivi che hanno disputato i primi 45 minuti, tendiamo l'esaurirsi di questa azione, dopodiché vi leggerò le formazioni. Vediamo ancora il Padova in avanti con Calderisi, attenzione al limite dell'area, Calderisi non trova Varchi e libera così la difesa del Pisa. Allora le formazioni, il Padova con Buonaiuti, Quicchi, Gabrieli, Modica, Rosa e Franceschetti, Pellizzaro, Nunziata, Calderisi, Longhi e Maniero. Risponde il Pisa con Ambrosio, Lampugnani e Fasce, Bosco che non è più in campo perché è espulso sul finire del primo tempo e Susic, Fiorentini, Rocco, Rotella, Lorenzini, Rovaris e Polidori. L'arbitro dell'incontro è Bolognino di Milano che è stato protagonista di un episodio spiacevole. La partita è stata sospesa per più di 5 minuti per un infortunio appunto all'arbitro milanese. L'allenatore del Pisa è Nicoletti, mentre l'allenatore del Padova è Beniamino Cancian. Entriamo subito a commentare queste immagini con il calcio di punizione che sta per essere battuto dal Pisa. Padova che appronta il muro difensivo
e vediamo che c'è la finta e poi il cross di Lampugnani, c'è il colpo di testa di Franceschetti che allontana, recupera Rocco, servito e fasce, ecco il lancio ancora per Rocco, ma va Franceschetti a controllare il pallone, poi Rocco lo catapulta, lo scaraventa a terra, comunque non si tratta di fallo di fondo, quindi niente calcio d'angolo, semplice rimessa dal fondo che Bonaiuti si appresta a operare. Vediamo il portiere padovano, protagonista di almeno due interventi importanti che hanno salvato la propria porta. Ecco intanto che recupera il pallone ancora Pellizzaro, grande primo tempo del numero 7 Pellizzaro, si ha un bel dire, ma crediamo che la responsabilità di sostituire un giocatore come Di Livio abbia pesato e non poco sulle giovani spalle di Emanuele Pellizzaro, che in ogni caso ha dimostrato di saperci fare e ha detto a chiare lettere che il Padova su quel ruolo, in quel ruolo che fu di Livio, può stare tranquillo. Intanto vediamo il calcio di punizione per un fallo subito da Maniero, è in azione adesso Gabrieli sulla fascia sinistra, va al cross, gli viene ribattuto, la sfera che si impenna, ancora allontana la difesa e poi vedete una serie di colpi di testa, alla fine Franceschetti che prova a lanciare qualche compagno sul settore di destra, ma non c'è nessuno ed è il numero 3 fasce che va a recuperare il pallone per il Pisa, servito è Susic. Vediamo il pallone poi per Fiorentini che dopo l'uscita dal campo di Bosco è diventato capitano di questa formazione. Pisa quindi che gioca in 10 contro 11, vediamo Rocco che prova la volata sulla fascia destra, ostacolato da Longhi, si porta direttamente il pallone in fallo laterale. Ecco Longhi che ha ripreso il gioco affidando il pallone a Gabrieli, da quest'ultimo a Franceschetti, vedete come sia elaborata e studiata la manovra del Padova per aggirare i difensori e i centrocampisti del Pisa. Volata adesso di Pellizzaro che va al cross, attenzione, scompiglio in area, Maniero che di testa, Calderisi, ma era fuori gioco. Comunque pregevole l'azione di Pellizzaro sulla destra che ha portato veramente lo scompiglio da quella parte, poi ottimo anche il suo cross per l'intervento di testa di Maniero che ha cercato ed era anche riuscito a fare da torre per Calderisi, quale però era in posizione di offside, quindi gioco interrotto, c'è anche un incidente che ci auguriamo non grave a il numero 2 Lampugnani, che è stato poi il giocatore che era andato a contrastare Calderisi, era anche riuscito Lampugnani ad impedire che Calderisi ribadisse in rete quel servizio di Maniero, ma il tutto vanificato dalla posizione irregolare del numero 9 bianco scudato. Calcio di punizione mentre Lampugnani si rialza e ha qualche cosa da dire, non so nei confronti di chi, probabilmente dell'arbitro, avete visto che ha urlato qualche cosa. Intanto il gioco riprenderà con il calcio di punizione affidato al portiere Ambrosio, tocca fuori dall'area Ambrosio per un compagno, ma vedete che il Padova agevolmente recupera il pallone all'altezza della metà campo, si rimette in movimento con Gabrieli, Longhi, sovrapposizione Gabrieli, Longhi preferisce scodellare al centro per Calderisi che manca l'aggancio e poi Susic che allontana, ma recupera Longhi che viene attaccato irregolarmente da Rotella e quindi posizione buona per un calcio di punizione che il Padova sta per battere. Intanto il cronometro che è arrivato al sesto minuto nel corso della ripresa, il risultato è immutato, vede sempre il Padova in vantaggio per una rete a zero. Il gol al 37esimo del primo tempo ad opera di Calderisi. Vedete il Padova pronto per la battuta, vediamo Quicchi in agguato, probabilmente ci sarà un tocco per lui e tenterà la bombarda di destro. Ecco Longhi, la finta è invece Modica che va al cross in area di rigore, Maniero! E ottimo lo stacco di Maniero, vedete il numero 11 che si dispera ma colpisce male il pallone e anche debolmente la sfera che termina sul fondo e la rimessa in gioco del portiere Ambrosio. Ha comunque ancora una opportunità per il Padova con la presenza di Maniero, gli schemi sui calci piazzati hanno più possibilità di essere variati. Il Padova ne possiede alcuni anche abbastanza efficaci. Ecco, attenzione, Quicchi sulla fascia destra, attaccato da fasce, il tackle regolare da parte del numero 3 che porta via il pallone al giocatore padovano.
e vediamo i nerazzurri che ripartono all'altezza della metà campo, è ancora fermato però Fiorentini e poi sbaglia tutto il Pisa con questo disimpegno di Lampugnani, che da pallone che termina al lato e Longhi che va alla ripresa del gioco. Ecco Gabrieli, ecco il pallone all'indietro per Franceschetti e Modica, vedete con molta calma i giocatori del Padova cercano di ragionare su tutti i palloni. Vediamo adesso Quicchi, ecco ancora il pallone per Longhi dopo un tocco di Rosa. Gabrieli converge al centro come suo costume, prova a defilarsi sulla sinistra, viene preso in mezzo tra due giocatori, perde il pallone e riparte il Pisa. Vediamo la sfera per Rotella, ottimo, ottimo, bravo Rotella, messo a terra da Longhi, vedete Longhi che va a scusarsi con il giocatore del Pisa che è stato protagonista di un'ottima azione da un punto di vista tecnico, gran controllo di palla, Fiorentini ha battuto sempre per Rotella. Poi viene fermato Lorenzini, ancora il Pisa, vedete che anche il Pisa cerca sempre comunque di giocare tutti i palloni, fino a questo momento dobbiamo dire una buona partita, attenzione attacco del Pisa che mette in difficoltà la difesa del Padova che si salva con Rosa, pallone però ancora in gioco, sempre Rotella sulla destra, guadagna una rimessa laterale, vediamo la rimessa con le mani, pallone in area di rigore del Padova, ancora un intervento difensivo da parte di Quicchi che mette in movimento Modica, gran volata del regista, attenzione Modica, apertura per Longhi, di prima intenzione l'apertura dalla parte opposta dove arriva ancora Modica dopo il tocco da parte di Maniero, un vero peccato, un'azione comunque straordinaria, bellissima, tutta di prima, tre tocchi a smarcare Modica che aveva impostato l'azione, probabilmente è arrivato anche in debito d'ossigeno Modica, e disturbato poi non è riuscito a ribadire in porta, sarebbe stato un gol straordinario. Comunque si prosegue partita, ripeto, che adesso si fa addirittura vibrante, pubblico che si sta divertendo e applaude a scena aperta. Ancora Longhi, vediamo il pallone sul settore di destra, riparte Emanuele Pellizzaro, ecco Quicchi, instancabile, inesauribile, ancora Quicchi, perde il pallone, e nella circostanza, scusate, era è stato Nunziardi che adesso va a rincorrere il giocatore, attenzione però pericolo per il Padova, il pallone comunque arriva fra le mani del portiere Bonaiuti, un po' di ilarità nei confronti del piccolo Nunziata, mi sto ancora chiedendo come abbia potuto scambiarlo con Quicchi, ci sono fra i due tre stazze di differenza, comunque ottimo Nunziata, ma altrettanto ottimo dobbiamo dire fino a questo momento è stato il numero due Quicchi. Comunque adesso il gioco è interrotto, c'è un calcio di punizione battuto da Longhi, vediamo Modica, l'apertura sul settore di destra, da dove riparte la manovra del Padova, Emanuele Pellizzaro in possesso di palla, ancora Modica, ecco Modica che cambia tutto dalla parte sinistra, puntuale, Gabrieli, sempre lui, attenzione, lo scambio è con Longhi, ancora Gabrieli che va sul fondo, l'azione è buona, opera il cross Gabrieli, ma ferma tutto la difesa del Pisa che poi è in difficoltà sul pressing di Rosa, che comunque commette fallo e interrompe l'azione, calcio di punizione, sul pallone ha toccato Fiorentini, la sfera viene riportata in avanti, vediamo che si rimette in movimento Polidori, fermato ancora da Rosa in fallo laterale, va a riprendere il gioco Rocco, ecco il numero 7 ex giocatore veneziano, il pallone che tocca all'indietro ancora per Fiorentini, converge al centro, cerca Varchi e Fiorentini, trova attenzione invece Longhi che svirgola il pallone, però è attento Bonaiuti che adesso di piede lo gioca e non poteva toccarlo con le mani, sarebbe stato un guaio, anche perché non si sa mai che tipo di interpretazione siano disposti a concedere gli arbitri, a mio parere quel pallone poteva anche essere toccato con le mani dal portiere padovano, giacché non era un passaggio intenzionale all'indietro ma bensì un tentativo di rinvio finito male, però per non correre rischi ha fatto benissimo Bonaiuti a respingere di piede. Intanto il pallone è terminato al lato, la rimessa in gioco che viene affidata a Gabrieli, cronometro che va via veloce, si gioca il 12° minuto nel corso della ripresa ed è sempre il Padova in vantaggio per una rete a zero, fermato adesso in maniera irregolare Rotella da un intervento non certo ortodosso da parte di Gabrieli, vedete l'arbitro Bolognino che minaccia
Gabrielli di ammonizione, lo invita ad allontanarsi perentoriamente e il calcio di punizione che Rotella ha già battuto, lo scambio è con Fiorentini, ancora Rotella che va al cross in area di rigore, attenzione il pallone che termina sul fondo, vediamo che c'è il calcio d'angolo, vedete che protestano un po' tutti, Nunziata, poi c'era Modica, adesso anche Franceschetti, evidentemente qualche cosa non ha funzionato nello scacchiere difensivo bianco scudato, i giocatori se ne sono resi conto e si richiamano l'un con l'altro, questo significa fare gioco di squadra. Intanto Romaris che va alla battuta dalla sinistra del tiro d'angolo, ecco la parabola altissima, attenzione, colpo di testa, arriva poi Susic, allontana proprio di un soffio Franceschetti e poi Maniero, vedete che va alla caccia del pallone, di ginocchio se lo porta in avanti, viene attaccato irregolarmente, in ogni caso Maniero era stato bravissimo, proprio Susic vedete che va a scusarsi, dicevo che era stato bravissimo comunque Maniero a mantenere il possesso di palla. Comunque buona squadra anche questo Pisa, non c'è dubbio, e chissà che abbia alla fine ragione proprio il presidente Anconetani. Intanto vediamo che è il Padova che riprova sulla sinistra con Gabrielli, ecco Galderisi cerca la sponda, si precipita Gabrielli ma in anticipo sul pallone Cerocco, lo controlla, lo fa terminare sul fondo, termina così l'azione e riprenderà con questo rinvio affidato al portiere Ambrosio. Vediamo adesso che viene in avanti ancora il Pisa, c'è questo lancio a scavalcare il centrocampo del Padova, ma è troppo lungo, si esagera un po', non può farci nulla Polidori, anticipato da Bonaiuti e si ripropone il Padova, ancora con Pellizzaro, caracolla vedete con la sua classica andatura, ottimo controllo di palla, bravissimo nei fondamentali, così assicurano i suoi tecnici, questo è Emanuele Pellizzaro, giovanissimo, appena 23 anni, intanto vediamo il pallone ancora per Pellizzaro, ecco Andrea Quicchi, Rosa, Modica, Rosa, Franceschetti, Quicchi, tentativo maldestro di servire qualcuno sulla fascia destra, pallone che è terminato al lato. E riprende con il rinvio del portiere Ambrosio, lunghissimo, c'è il colpo di testa da parte di Lorenzini, Rosa, Modica, Gabrielli, Longhi, anticipato Galderisi, commesso fallo in danno del giocatore Lorenzini, calcio di punizione. Che il Pisa si appresta a battere, stavo riflettendo, per questo mi è scappato il nome Modena, sull'ottimo inizio di campionato da parte del Pisa che ha ritirato appunto 3 gol al Modena nella prima di domenica scorsa. Intanto attenzione, c'era un tentativo da parte di Modica di smarcare Maniero, ottimo nelle intenzioni, è stato intercettato, interrotta l'azione, azione che però va dalla parte opposta con il pallone in fallo laterale, riparte allora il Padova, vediamo Franceschetti, poi il tocco all'indietro in beneficio di Rosa, Gabrielli, ecco Gabrielli che manda in avanti per Modica, ispiratore di tutte le manovre del centrocampo padovano, Pellizzaro e poi fermato all'azione del Padova, può ripartire il Pisa, Lorenzini, vediamo il pallone sul settore di sinistra, ancora però un fallo commesso dai giocatori padovani, quindi il calcio di punizione che il Pisa ha già battuto, vediamo la sfera sul settore di sinistra, azione dei nerazzurri, c'è un cross in area di rigore del Padova, attenzione, manca la sfera Gabrielli ma per sua fortuna viene allontanato il pallone che poi termina in fallo laterale, non lo controlla Longhi, è Rotella che ha ripreso il gioco, tirando il pallone adesso per Rocco che scambia proprio con Rotella. Vediamo che Longhi va ad ostacolare Rotella, subisce anche fallo e quindi è il Padova che ritorna in possesso di palla. Osserviamo il cronometro, sta per arrivare il 17° minuto nel corso della ripresa. Nulla è mutato qui allo stadio a Piani di Padova, è sempre il Padova a condurre per una rete a zero con il gol di Galderisi nel primo tempo. Intanto vediamo l'attacco sulla destra ancora del Padova, Pellizzaro che mette in area di rigore, questa volta il pallone è impreciso ed è Ambrosio che ha già rinviato.
attende e colpisce Rosa che rimanda la palla in avanti, la recupera però ancora Rotella, vediamo che taglia il campo sulla sinistra, non arriva Rovaris, un giocatore che è un po' in questo inizio di ripresa un po' a corto di fiato, comunque ha fatto un gran lavoro nel primo tempo. Rovaris, vediamo Galderisi che viene fermato da Susic che viene anche ammonito, vedete che Susic non è d'accordo, scuote la testa e viene ammonito Susic. Vediamo che c'è un parlottio fra Galderisi e i giocatori del Pisa. E beh, forse ha ragione Galderisi, la prospettiva non ha, della telecamera non ha dato l'idea, crediamo di capire perché protestava Galderisi, a suo modo di vedere e anche al mio, Susic era l'ultimo uomo, se Galderisi lo avesse saltato praticamente sarebbe stato di fronte alla porta, e il regolamento parla chiaro in questo caso, se avviene un fallo di questo tipo l'ultimo uomo in difesa che lo commette deve essere espulso, ma evidentemente Bolognino non se l'è sentita di lasciare in 9 uomini il Pisa, ricordo che i giocatori nero-azzurri sono costretti a giocare già adesso in 10, già sul finire del primo tempo in 10 uomini perché è stato espulso per somma di ammonizioni Bosco, evidentemente Bolognino non se l'è sentita di infierire ulteriormente, lasciare il Pisa in 9 uomini significava mandarli praticamente al macello, ma evidentemente a questa interpretazione di questo fallo da parte dell'arbitro Bolognino è stata un po' elastica, forse aiutato anche in questo dal beneficio del dubbio che comunque esisteva se Susic fosse o no l'ultimo uomo della difesa nero-azzurra. Intanto c'è il calcio di punizione che il Padova sta per battere sul pallone Modica, accanto a lui Gabrieli, vedremo se tenterà la bordata Gabrieli, l'anno scorso in qualche circostanza è riuscito anche a fare gol e anche gol importanti con i calci di punizione, vediamo se cosa succederà. C'è Modica sul pallone, vedete che si discute per la distanza del muro, la barriera, ecco che parte il tiro di Gabrieli, il sinistro violentissimo ma la sfera si impenna, avete visto, colpita dal basso in alto, il pallone sorvola abbondantemente la traversa della porta difesa da Ambrosio. Intanto 20 minuti nel corso della ripresa qui allo stadio Piana di Padova, sempre Padova 1 Pisa 0, vediamo il gioco che è ripreso, il colpo di testa enunziata, Modica che allarga sulla destra e ancora il pallone per Pellizzaro, pallonetto in avanti a cercare di servire qualche compagno, una via di mezzo, approfittano i difensori del Pisa, ecco servito Rocco che riporta in avanti il pallone, vediamo il lancio di Rocco, ancora Rosa che anticipa Lorenzini e poi una serie di batti e ribatti e poi il pallone va sul settore di destra, scatta Lorenzini che è stato beccato, vedete, in fuorigioco da parte del guardaline, quindi calcio di punizione che il Pisa sta per battere, si è alle viste anche una sostituzione in casa pisana, staremo a vedere. Intanto c'è il Padova ancora in avanti, Maniero ha servito ottimamente Galderisi che ha tentato di far filtrare il pallone, commette fallo Galderisi e poi c'è un fallo commesso da Rosa, attenzione sta per entrare un giocatore, anzi sono due i giocatori, ci pare di capire che sia Cristallini l'uomo destinato ad entrare in campo, così è infatti, vedete che esce Rovaris e al suo posto entra Cristallini. Allora Rovaris, avevamo detto, l'avevamo visto in debito di ossigeno, non c'era praticamente più in campo, ma c'è anche una sostituzione del Padova. Ecco, vedete, esce contemporaneamente anche Pellizzaro, al suo posto entra Coppola, quindi doppia sostituzione, una per parte. Per il Pisa è uscito il numero 10 Rovaris ed è entrato il numero 15 Cristallini, per il Padova è uscito il numero 7 Pellizzaro ed è entrato il numero 14 Coppola. Comunque dicevo di Rovaris, che si era capito subito che era in debito di ossigeno, aveva fatto comunque un gran lavoro nel primo tempo, e per Pellizzaro pare si tratti di crampi, aveva accusato dei crampi Pellizzaro, in ogni caso è in campo Coppola, un'altra delle novità
poche per la verità del Padova di quest'anno, l'altra è la punta Giordano, Andrea Giordano, che è stato prelevato dal Giorgione ma che oggi non è neppure in panchina. Gioco intanto è ripreso, vediamo Rotella, ha toccato il pallone proprio il nuovo entrato Cristallini, e poi c'è questo lancio sul settore di destra dove Lorenzini va a recuperare il pallone, ingabbiato, perde la palla ed è Franceschetti che la riporta in avanti. Servito è ancora Modica che viene attaccato irregolarmente, l'arbitro però non giudica fallo, perde il pallone, quindi la rimessa laterale affidata a Rocco. Vediamo il colpo di testa ancora di Franceschetti, la sfera ancora al lato, 10 metri più avanti, ancora Rocco che è in possesso di palla. Lo scambio, il pallone all'indietro, vedete lo scambio con Rotella e ancora Rocco che prova l'azione sulla destra, attenzione il pallone in aria. Viene fermato dalla difesa padovana che dovrebbe liberare, Gabrieli lo fa e guadagna una rimessa laterale. Vedete che a volte i giocatori biancoscudati eccedono nel voler giocare la palla a tutti i costi, in qualche circostanza pur di interrompere il ritmo alla squadra avversaria sarebbe anche necessario spedire il pallone dove capita capita. Intanto è già ripreso il gioco, vedete Maniero che di petto aveva cercato di mettere in movimento Calderisi, la cosa che non riesce, ancora un colpo di testa da parte di Franceschetti, ancora una serie di colpi di testa, poi c'è probabilmente un fuorigioco da parte di Lorenzini, fischiato il calcio di punizione già battuto, vediamo Coppola che tocca così il suo primo pallone, ecco Coppola che va in attacco, lo ferma Cristallini, l'arbitro dice in maniera irregolare, si tratta quindi di calcio di punizione affidato ai biancoscudati. Arriva Quicchi, ecco poi il pallone in profondità, Longhi, l'apertura era per Calderisi che manca l'aggancio, poi tergiversa Calderisi, si ferma indispettito per non aver fermato quel pallone, comunque l'azione che prosegue per il Padova, ancora Calderisi, vediamo però che si destreggiano abilmente i difensori del Pisa che provano il contropiede, fallo di Modica, quindi gioco interrotto e il calcio di punizione per il Pisa, partita che comunque rimane sempre viva, vibrante e dobbiamo dire anche aperta, perché questo Pisa pur essendo in 10 uomini non demorde affatto e quando può si porta pericolosamente verso la porta del Padova. Vediamo che ci provano ancora adesso sulla fascia destra, il pallone però a ritroso, c'è questo lancio, il controllo da parte di Rocco e poi il pallone affidato a Cristallini che mette in movimento il numero 9 Lorenzini che viene fermato da Rosa in fallo laterale. Vediamo la rimessa affidata a Rotella, naturalmente arriva Rocco che controlla il pallone all'altezza della padellina dal calcio d'angolo e guadagna un altro tiro d'angolo. Episodio che cade al 25esimo minuto nella ripresa, a 20 minuti dal termine, sempre il Padova a condurre per una rete a zero in virtù del gol messo a segno al 37esimo del primo tempo da Calderisi. Calcio di punizione, vedete che c'è qualche discussione fra Rotella e il guardaline per la posizione del pallone, finalmente parte il tiro, pallone in aria, attenzione, mischia risolta ancora da Franceschetti ma ancora in calcio d'angolo, quindi ancora un tiro d'angolo da parte dei neroazzurri, vedete che fasce, no niente, non era calcio d'angolo, c'era parso che la deviazione fosse stata di Franceschetti, evidentemente qualche giocatore del Pisa aveva tentato di ribadire in porta quel pallone mancando lo specchio e quindi l'azione è terminata con il pallone sul fondo. Già ripreso, vediamo Calderisi che riesce a conquistare la palla, attenzione, ottimo esterno destro di per Coppola, attenzione il cross di Coppola ed è Lampugnani che anticipa di un soffio il possibile intervento di Longhi, è stato bravissimo Nunziata di esterno destro a mettere in movimento Coppola, il cross perfetto del giocatore padovano e Lampugnani altrettanto bravo ad anticipare Longhi che sta per battere un calcio d'angolo, ecco che prende la rincorsa Longhi per quanto gli sia consentito in quella zona di campo. Ancora Longhi che insomma non trova la posizione esatta, ecco che finalmente può calciare, parte il tiro, Franceschetti che cercava di girare il pallone di testa verso la porta, la cosa che non riesce, può ripartire Cristallini,
Vediamo il Pisa che va nuovamente in avanti, ancora Cristallini. Ecco Cristallini, nuovo entrato che porta in avanti il pallone, lo scambia con Polidori. Ancora Polidori che va al cross, ma è un colpo di testa di Quicchi che allontana il pallone, poi ci pensa Rosa, poi Modica, sempre di testa, ma l'arbitro intravede qualche irregolarità. Si tratta probabilmente di fuorigioco da parte di qualche giocatore del Pisa e quindi il calcio di punizione che viene affidato al Padova. Non è di questo avviso, avete visto Polidori che con un gesto di stizza ha allontanato il pallone. Comunque calcio di punizione già battuto, vediamo la sfera per Gabrieli. Ecco Gabrieli che tocca per Longhi, ancora Gabrieli. Questi è Rosa. Vedete come sia elaborata la manovra del Padova che tende a mantenere il possesso di palla e poi a cercare qualche improvvisa accelerazione. Attenzione, Modica intanto è rimasto a fermo, colpito all'altezza del cerchio di centrocampo, però è annunziata che è in azione. Vediamo il pallone, ancora un'azione prepotente da parte di Quicchi. Maniero, attenzione, Quicchi va a recuperare il pallone di Maniero ma non riesce a tentare la conclusione verso la porta di Ambrosio. Comunque un'altra azione in velocità, era quanto vi stavo dicendo prima. Padova sembra giocherellare con il pallone all'altezza del metà campo, poi parte con aperture improvvise e mette sempre in difficoltà la difesa. Intanto ancora Quicchi che scambia con Galderisi, ingabbiato Galderisi, non può liberarsi di palla, non può servire nessun compagno ed è Rocco che rimette in movimento i compagni dalla parte opposta. Vediamo il Pisa che prova nuovamente con questo cross di fasce che viene allontanato da Longhi. Longhi abilissimo anche in azione di ripiego, ancora fasce che va alla rimessa laterale. Vediamo il pallone all'indietro, adesso il Pisa che preme, tenta il forcing nel tentativo di recuperare il risultato, allontana Gabrieli e poi ancora un colpo di testa di Maniero, recupera però il pallone ancora il Pisa, Lampugnani mette in centro del limite dell'area di rigore del Padova, ferma Annunziata che può mettere in movimento ancora Maniero. Attenzione, Maniero, ancora Maniero, fa filtrare per Galderisi, attenzione Galderisi, ma viene fermato da un fuorigioco che a mio modo di vedere era assolutamente inesistente. Galderisi era partito in posizione regolarissima, è stato fermato, vedete che protesta vibrantemente nei confronti del guardaline, mentre c'è un'altra sostituzione per il Padova, ed eccolo qui, questi è Simonetta, sta per entrare in campo Simonetta e probabilmente esce proprio Maniero, così è infatti. Comunque ha ben giocato Maniero, un giocatore importantissimo nello scacchiere bianco scudato, ma altrettanto importante è il giocatore che sta entrando. Io ho parlato con i tecnici del Padova ai quali ho fatto notare che c'è questa abbondanza di ottime punte e insomma mi hanno risposto quello che meritavo, mi hanno detto che ad averne di questi problemi sarebbero ben felici. Intanto, ripeto, è entrato con il numero 16 Simonetta ed è uscito con il numero 11 Maniero. Il Padova che riprova in avanti, attenzione, ancora Annunziata in possesso di palla, il pallone per Galderisi, l'apertura sulla destra per Coppola, ecco Coppola che va a recuperare il pallone, ancora Coppola, il tocco all'indietro, ancora per Annunziata che prova la bomba, il pallone allontanato da Rotella, vediamo che riesce Rotella a servire fasce sulla sinistra, ancora fasce sul quale si porta Franceschetti, lo supera fasce, opera il cross, attenzione, è Rosa che ferma tutto prima del possibile intervento di Polidori e spedisce il pallone in calcio d'angolo. Comunque alla partita che, ripeto, rimane vibrantissima, con capovolgimento di fronte da una parte e dall'altra. Adesso è ancora il Pisa che è alla ricerca del pareggio, che va alla battuta del calcio d'angolo. E Rotella alla sinistra del terreno di gioco, ecco che parte il pallone in area, Buonaiuti, presa sicura sul tentativo di Lorenzini che protesta nei confronti di qualche giocatore padovano, l'arbitro non fa una piega. Vediamo il pallone fermato da Susic dalla parte opposta, cerca di disturbarlo Galderisi, Susic comunque manda in avanti il pallone per Cristallini, ecco Cristallini, il tocco di quest'ultimo è in beneficio di Lampugnani, fa due piroette su se stesso Lampugnani, poi dà il pallone ancora per Susic che lo scaraventa in avanti. Vediamo la sfera fermata all'altezza del metà campo, però il pressing vittorioso dei padovani. Ancora comunque riparte Lampugnani e questa volta c'è il fallo di Rosa su Lorenzini
e quindi il calcio di punizione susseguente che il Pisa si appresta a battere, partita che va via veloce, siamo 32 intanto i minuti nel corso della ripresa qui allo stadio Appiani di Padova ed è sempre il Padova in vantaggio per 1-0. Calcio di punizione affidato al Pisa, sul pallone a Rotella, accanto a lui anche Fasce, distanza regolamentare 9,15 metri, un problema raggiungerla, quasi mai i muri difensivi vengono posti alla distanza regolamentare, è già un successo arrivare a 7-8 metri, intanto vediamo che Fasce che batte il calcio di punizione, provano lo schema i giocatori ma è Quicchi che si inserisce, attenzione, va via velocissimo Quicchi, poi lancia, taglia benissimo per Galderisi, questa volta l'azione è regolare. Attenzione, in area c'è Simonetta, Galderisi lo vede, ecco Simonetta, lo stop impreciso, un balletto, il tiro e il pallone che viene ribattuto, grande opportunità per il Padova, azione prepotente di Quicchi, di Galderisi e poi Simonetta che è stato sfortunato nel primo approccio con il pallone, non è stato precisissimo, poi ha tentato girandosi due volte di disorientare i difensori, alla fine quando ha calciato il tiro gli è stato ribattuto, adesso c'è un fallo di Modica, partita ripeto che rimane vibrantissima, il Pisa che non intende perderla e il Padova che intende invece chiuderla definitivamente segnando la seconda rete, intanto vediamo un pallone lanciato da Rocco in avanti, chiude ancora Rosa su Lorenzini e Rotella che riprende con la rimessa laterale, servito ancora Cristallini, ottimamente sul fondo Cristallini, viene però fermato da Rosa, quando opera il cross lo ferma definitivamente Gabrieli e poi Longhi, ancora Gabrieli, ancora Longhi e finalmente il numero 10 è capitano, allontana, poi il pallone recuperato all'indietro ancora da Fasce, attenzione Fasce che cerca disperatamente di mandare un compagno in attacco, arriva Buonaiuti che ferma tutto, bella partita, ecco Coppola, fermato, riparte ancora Fasce, attenzione, il Pisa nuovamente pericolosamente in avanti, passaggio filtrante, intercetta Quicchi che poi riesce ad allontanare e a servire Simonetta, attenzione Simonetta viene abbrancato proprio, è stata una vera e propria presa da rugby da parte di Fasce su Simonetta e vedete che il povero Fasce viene anche ammonito, ma non poteva essere diversamente, lo aveva puntato deciso e veloce Simonetta, disorientato Fasce, vistosi superato, non ha fatto altro che fermare con una presa rugbistica il giocatore padovano, ha notato il nome di Fasce sul taccuino, si riparte con Coppola che batte il calcio di punizione, la sfera manovrata da Rosa, Franceschetti, ecco il pallone sul settore di destra, ancora Nuziata che lo controlla prima di petto poi di testa, poi guadagna una rimessa laterale che viene affidata ai giocatori padovani, intanto il cronometro, 10 minuti al termine della partita, si gioca il 35esimo ed è sempre il Padova in vantaggio per 1-0, Padova che va al tiro con Simonetta, la battuta viene smorzata e quindi il portiere Ambrosio che ha recuperato il pallone, poi c'è un colpo di testa da parte ancora del Padova con il pallone fermato da Modica, ecco Modica che cerca di servire Longhi, rincorre il pallone Longhi, lo ferma e poi lo tocca all'indietro ancora per Rosa, Longhi, vedete come il Padova giostri con discernimento in questa fase, ma poi c'è un passaggio errato di Longhi che mette in movimento ancora il Pisa, Rotella, fallo su di lui, calcio di punizione già battuto, vediamo il pallone sulla destra, la fuga di Rocco, velocissimo, attenzione Rocco va sul fondo, effetto il cross, la sfera taglia tutta l'area di rigore senza che nessun giocatore del Pisa possa intervenire e può ripartire ancora il Padova, vedete una bella partita veramente, ma ribatte colpo su colpo il Pisa, ancora Franceschetti che ferma, ancora Nunziata e poi ancora Franceschetti, ecco che si fa vedere, riceve Modica, numero 4 che avanza velocissimo, supera la metà campo, il sinistro a tagliare il campo ma nessuno scatta, è in verità, cerca di farlo Coppola ma non riesce ad arrivare sul pallone, pallone che probabilmente è terminato in fallo laterale, non si tratta di rimessa dal fondo ma di rimessa con le mani, mentre vedete che il Pisa chiama un'altra sostituzione e vediamo che è pronto Gabriellini, eccolo qui, sta per uscire intanto Fiorentini e vedete con la maglia numero 16 Gabriellini che sta per entrare in campo, 37 minuti nel corso della ripresa, c'è un'altra sostituzione,
esce Fiorentini, un altro giocatore giovanissimo, vedete, che era partito comunque assai bene, ha giocato bene per un'ora abbondante di gara, adesso probabilmente anche lui in debito di ossigeno, viene sostituito da Gabriellini. Si riprende con la rimessa laterale già effettuata, ecco il Pisa in possesso di palla. C'è ancora un pallone fermato però in difesa da Gabrielli, ecco Coppola, che dopo l'uscita dal campo di Pellizzaro si è installato sulla fascia destra, ecco il palleggio aereo di Calderisi che tenta con un pallonetto di smarcare qualche compagno in area, capisce tutto Ambrosio che esce con ottima scelta di tempo ed ha già rinviato. Vediamo ancora un colpo di testa da parte del Pisa con Lorenzini, poi viene fermato irregolarmente, nuovo entrato Gabriellini, perplesso Damiano Longhi, calcio di punizione, sul pallone si porta Rotella. Vedete Rotella che osserva il piazzamento dei compagni in area, attende il fischio dell'arbitro, poi calcia, vediamo il pallone in area, non tocca la sfera Quicchi, pallone che termina sul fondo e quindi si tratta di rimessa dal fondo. Era saltato Quicchi nel tentativo di colpire il pallone, lo ha mancato, ma il pallone troppo lungo è terminato sul fondo senza che i giocatori del Pisa potessero rigiocarlo. Intanto il calcio di rinvio affidato Bonaiuti, ancora il Pisa però che recupera il pallone, vediamo, sembra che il Padova abbia rallentato un po' in questa fase di gioco, poi c'è un fallo commesso da Gabrielli, attenzione su Lorenzini, era già stato richiamato verbalmente Gabrielli. Calcio di punizione battuto da Rotella, vediamo ancora Rotella che recupera la palla, poi la serve sul settore di destra per l'immancabile onnipresente Rocco, fermato da un recupero di Modica. Pallone in fallo laterale, lo stesso Rocco che riprende il gioco affidando il pallone a Rotella, ancora Rocco va sul fondo, si porta il pallone per il cross, lo effettua, colpo di testa, attenzione in area, il pallone sul palo e poi la respinta del palo e allontana definitivamente Rosa, pericolo per il Padova, episodio che cade al 39esimo minuto. Nel corso della ripresa il pallone ha colpito il montante destro della porta difesa da Bonaiuti, non sono riusciti a ribadire in porta i giocatori del Pisa il pallone che avrebbe potuto significare pareggio. Vediamo il Padova che prova a rispondere, Calderisi, attenzione, fermato irregolarmente, calcio di punizione per il fallo di Cristallini che il Padova si appresta a battere. E avevo detto che questo Pisa dava l'impressione di voler cercare a tutti i costi il recupero della partita, nel senso che deve cercare di segnare almeno un gol per pareggiare, e ci è andato vicinissimo adesso con un'azione in verità assai confusa ma che comunque ha portato il Pisa vicinissimo al pareggio. Intanto vediamo ancora che ci prova Simonetta, dribbling su Rocco, tunnel in danno di Lampugnani che lo ferma in maniera fallosa e quindi il calcio di punizione che il Padova sta per battere. Vedete vertice sinistro dell'area di rigore del Pisa con Longhi che sistema il pallone a terra, potrebbe essere un'opportunità questa ma non c'è più Maniero, quindi o vengono in avanti i colpitori di testa della difesa, vale a dire Rosa e Franceschetti, oppure si cambia schema, così è infatti, vedete il pallone a terra per Simonetta che cercava lo scambio con Longhi che nel frattempo era terminato in fuorigioco, quindi c'è il calcio di punizione che il Pisa si appresta a battere. 5 minuti, 4 in questo momento al termine della partita, si gioca di fatti il 41esimo minuto nel corso della ripresa ed è sempre il Padova in vantaggio per una rete a zero. Vediamo adesso Fasce alle prese con Coppola, bravo Fasce, si disimpegna bene, serve Cristallini, il lancio del numero 15 in profondità ma è troppo lungo, il pallone entra in area di rigore senza che nessun nero azzurro possa impensierire il portiere Bonaiuti che ha tutto il tempo di controllare il pallone, prenderlo fra le mani e andare al calcio di rinvio. Vediamo il pallone però ancora recuperato dai giocatori del Padova. C'è un tentativo di Longhi che viene ostacolato, comunque il pallone di Longhi era impreciso, termina in fallo laterale. Vediamo se si tratta di rimessa laterale affidata a Lampugnani oppure di fallo su Longhi. No, è rimessa laterale, quindi Lampugnani che con le mani dà il pallone in area di rigore al portiere Ambrosio. 42 intanto i minuti, ne mancano 3 al termine della partita. Salvo eventuali recuperi che però in questo secondo tempo non sembrano giustificati, mi pare che si sia giocato abbastanza, una partita ripeto niente affatto noiosa, tutt'altro, con capovolgimenti di fronte ed emozioni in serie. Intanto adesso
un tentativo del Padova di andare in area di rigore del Pisa, vanificato da un passaggio errato. C'è anche, probabilmente c'era una situazione irregolare, perché abbiamo visto che il Pisa ha battuto un calcio di punizione. Comunque provano in avanti ancora i nero-azzurri, vediamo che manovrano il pallone all'altezza della metà campo con Rocco. Il pallone poi è fermato ancora da Susic, l'apertura sulla sinistra, Fasce. Vediamo Fasce che dà l'indietro ancora per Susic, che mette in avanti dove arriva Cristallini, poi gli subentra Rotella. Il pallone per Lampugnani, vedete che adesso anche il Pisa fatica a trovare Varchi, e Longhi che smorza il pallone, poi sbaglia l'appoggio, c'è forse un fallo di Rotella, e vedete che Longhi si arrabbia di brutto nei confronti del numero 8. Intanto un'azione di recupero all'indietro da parte di Quicchi, che ha servito di testa il pallone al portiere Bonaiuti. Vediamo che viene fermato Simonetta, tutto regolare dice l'arbitro, la sfera per Galderisi, serve Coppola. Vediamo Coppola che avanza sulla fascia destra, ancora Coppola che fa filtrare ancora per Simonetta. Attenzione Simonetta, dopo che il pallone era rimasto fermo, stoppato, ha tentato la conclusione di sinistro e ancora una volta il pallone ribattuto termina in calcio d'angolo. Tiro d'angolo ancora per il Padova, che così chiude in avanti questa partita. Cronometro infatti segna 43 minuti e mezzo, un minuto e mezzo al termine del 90esimi regolari. Staremo a vedere se poi l'arbitro intenderà recuperare qualche cosa. Tanto il calcio d'angolo già battuto, vediamo Galderisi in possesso di palla, lo scambio con Longhi. Ecco Longhi che mantiene il possesso ancora Galderisi, che però è costretto a tornare all'indietro, poi c'è probabilmente un fallo commesso in danno di Galderisi. L'arbitro dice che non è così, vediamo. Sì, sì, è proprio fallo, ci sembrava che fosse proprio così, troppo evidente il fallo. No, niente, non è affatto fallo, è semplicemente rimessa laterale. Comunque adesso il fallo viene fischiato, è stato Rocco a commetterlo in danno di Galderisi, quindi è praticamente un calcio d'angolo quello che il Padova si appresta a battere con Longhi sul finire di gara. Il nostro cronometro, meno di un minuto al termine della partita, una partita che, come ho detto, è stata bella, vibrante e emozionante, pubblico che ha mostrato di divertirsi e che in più di un'occasione ha applaudito a scena aperta. Vediamo adesso altra ammonizione per i giocatori del Pisa, ci pare si tratti di chi è? Cristallini, probabilmente il giocatore che è stato ammonito perché non ha rispettato la distanza del muro. Comunque il calcio di punizione è battuto, ma c'è subito ancora un fischio dell'arbitro che ravvisa un fallo, un'irregolarità in area di rigore del Pisa. Intanto il giocatore ammonito è stato, si pare di capire, Rotella, il giocatore che è stato ammonito per l'irregolarità di prima. Intanto vediamo ancora un'azione difensiva del Padova, c'è un colpo di testa, poi un tocco da parte di Cristallini, ancora Rocco che va a recuperare il pallone, Longhi, Rocco lo attanaglia, praticamente quasi lo spoglia, si scusa il numero 7, e il calcio di punizione che viene battuto a tempo scaduto. Si gioca il recupero da 25 secondi ed è sempre il Padova in vantaggio per una rete a zero. Vediamo che il Pisa prova ancora con Lampugnani, evita l'intervento di Simonetta, Lampugnani e scaraventa il pallone in avanti. Vediamo che c'è un fallo commesso da Gabrieli in danno di Lorenzini, calcio di punizione che sta per essere battuto dal Pisa, un minuto di recupero intanto. Vediamo Cristallini che mette in movimento per Rotella, ecco Rotella, attenzione Rotella, il tiro, Bonaiuti, la grande parata, la respinta, e proprio sul finire di tempo e di partita ancora un'opportunità per il Pisa. Intanto Quicchi che manda in avanti per Galderisi, attenzione contropiede del Padova, Galderisi, Longhi e Simonetta, il pallone per Simonetta, il tiro, rete! Rete proprio al 91esimo, il Padova chiude questa partita. Ebbene, una cosa che ha dell'incredibile, rivediamo questa azione, vedete Galderisi, Simonetta prende la mira, piatto sinistro e gol del 2-0 che chiude definitivamente la partita. E insomma, avevamo detto che era stata una partita emozionante, non hanno voluto smentirci i giocatori in campo, e proprio negli minuti di recupero al 46esimo l'opportunità clamorosa del Pisa con Rotella, al quale si è opposto ancora una volta da campione Bonaiuti, e sul capovolgimento di fronte Quicchi impostava l'azione che consentiva a Galderisi
di consegnare sui piedi di Simonetta la palla del 2-0. Quindi bella partita, emozionante, vibrante. E il Padova che termina quindi in gloria. Allora adesso possiamo anche dirlo, intanto Longhi che prova un pallonetto e sbaglia tutto, comunque a questo punto se lo può anche permettere, la partita sta per terminare, 2 minuti abbondanti di recupero. Dicevo che a questo punto possiamo anche dirlo, il Padova che inizia alla grande questo campionato, vittoria in trasferta a Monza nella prima di campionato e vittoria questo pomeriggio qui allo stadio Appiani di Padova. Attenzione però, ancora è Lorenzini e questa volta è il palo a dire di no al Pisa. E insomma una partita che non finisce mai, neppure nelle emozioni. Vediamo che l'arbitro però affida il calcio d'angolo, mi era apparso che Bonaiuti non avesse toccato il pallone. Comunque ancora un'opportunità per Lorenzini e il calcio d'angolo affidato ancora a Rocco. Vediamo se il Pisa riuscirà finalmente a fare un gol. Vediamo Rocco, il pallone in area. La telecamera si è attardata su Rocco, comunque ha respinto la difesa del Padova che poi allontana definitivamente il pericolo. Comunque sono quasi 4 i minuti, anzi in questo momento sono 4 i minuti di recupero. L'arbitro fa riprendere il gioco con un calcio di punizione che il Pisa si appresta a battere. Comunque siamo veramente in chiusura, è stata in ogni caso una bella partita ricca di emozioni che ha divertito i 10.000 presenti qui allo stadio Appiani. Comunque si gioca ancora, vedete che Bonaiuti va a battere il calcio di punizione, chiama Annunziata, il quale tocca per Gabrieli. Vediamo il passaggio in avanti per Franceschetti, ma non c'è tempo per proseguire perché Bolognino spedisce tutti negli spogliatoi. Ricordo allora il risultato in chiusura qui allo stadio Appiani di Padova. Padova batte Pisa 2-0, nel primo tempo Galderisi, nella ripresa per il Padova Simonetta.